Faccio una breve introduzione non molto pertinente con la serata, anzi per poco pertinente con la serata. Intanto mi presento, sono Roberto Guala e sono il presidente, mi hanno detto, onorario di questa associazione. In effetti ho avuto l'onore e il piacere di iniziare questa attività di questa associazione un po' di anni fa. Prego, avanti. Devo dire che ci sono posti vuoti qui o no? Sì. Sono rapido ma meno rapido del previsto, perché così lasciamo che la gente si segga prima che inizi a parlare chi parla meglio di me. Io voglio solo dire che a chi anche magari ci conosce meno, che io ed altri amici abbiamo iniziato poco più di 20 anni fa a riunirci perché essendoci presentati alle elezioni comunali d'Alessandria del, mi pare fosse il 94, abbiamo decisamente perso, c'era anche un po' di, diciamo, perso la partita perché ha vinto la Lega, ma nel momento in cui c'era il vento della Lega, quindi siamo anche un po' rassegnati. Nello stesso tempo però abbiamo preso atto del fatto che non è che fossimo molto competenti e molto capaci poi di fare politica, anche politica locale. Allora abbiamo detto, cerchiamo di informarci, informarci un po' di più. In 4 o 5 amici, ricordo Riccardo Lenti che stasera purtroppo essendo malato non è qui presente, ma altri amici, abbiamo deciso di riunirci tutti i giovedì alle 6 di sera per affrontare un argomento o di politica locale o nazionale, poi mangiarci un panino, continuare ancora dopo cena. Lo dico questo anche perché Romano Prodi capisca com'è nata sta cosa dopo averla vista un po' molto rapidamente in quest'ultima mezz'ora. E siamo partiti così, dopodiché abbiamo capito anche che non eravamo neanche in grado di fare tutto da soli, abbiamo chiamato degli oratori, degli esperti, economisti, politici, giornalisti, e questa è, non so che numero dare a questa riunione, ma moltiplicando 20 per 30, diciamo la 600ª riunione che facciamo da allora. Giusto, 20 per 30 fa 600, sì, vero, giusto. E adesso ho l'onore e il grande piacere di introdurre, presentare, dire che è qui con noi, ecco, Romano Prodi, che è un personaggio di grandissimo livello nazionale e internazionale, veramente sono un po' emozionato per dire è qui con noi, insomma. Anche se ci lega un'amicizia in particolare con mio fratello Giorgio, che è data dai tempi dell'università, ma di questo parla Giorgio e gli do la parola. Io aggiungo il mio personale ringraziamento a Romano, che appena interpellato e invitato ha dato immediata disponibilità a venire da noi. E fa piacere rievocare gli anni in cui nel 57, da post Barbatelli, entravamo al Collegio Augustinianum per iniziare il nostro percorso universitario, che ci ha visti stare insieme per un paio d'anni. Poi io mi sono spostato, sono andato a Roma, mentre Romano, finiti gli studi di giurisprudenza, credo che sia andato alla London School of Economics, però per un certo periodo, e successivamente ha iniziato la sua brillantissima carriera politica. Quando ci siamo parlati per telefono mi ha posto come unica condizione che non si parli di problematiche connesse con le elezioni, la campagna elettorale, io gliel'ho promesso, e quindi dico subito agli amici convenuti, che ringrazio per la loro presenza, che questo è interdetto, di questo non si parla. Poi, dovendoci accordare su un tema, io gli ho proposto di ragionare sulla problematica, cercando problematica di attualità e di drammatica attualità del problema giovanile, delle migrazioni, ma avendo soprattutto come sfondo il rapporto Europa-Africa. E lui stesso, nel breve colloquio telefonico, stava partendo, era la Malpensa, mi ha detto, vabbè, allora il titolo è «Quale futuro per l'Africa?». Ora l'Africa un futuro ce l'avrà di sicuro, ma a meno che ci sia una nuova deriva dei continenti, l'Africa ci sopravviverà, ma che cosa succederà?
e noi in Europa abbiamo possibilità di, in qualche modo di influire su questa evoluzione, essendo noi stessi un continente che definirei incompiuto. Ecco, per parlare di questo rapporto Europa-Africa, nessuno penso abbia titoli migliori di quelli dell'amico Romano Prodi per le sue esperienze, perché è stato presidente della Commissione europea, un incarico da parte dell'ONU proprio relativamente all'Africa, e dimostra di essere tuttora molto propositivo e creativo per quanto riguarda l'Europa, perché pochi giorni fa ha presentato un piano di investimenti europeo sulle infrastrutture sociali che dimostra quanto la sua attenzione sia rivolta al nostro continente, ma in funzione di aperture internazionali e contro ogni forma di chiusura. Io torno a ringraziare Romano per essere venuto, gli lascio la parola avvertendo che dopo la sua relazione, per la quale ha la piena titolarità per spaziare come vuole sui temi della contemporaneità, avendo come centro di interesse l'Africa, ecco, dopo ci sarà spazio per domande da parte dei convenuti, che ringrazio. Ringrazio anche quelli che non sono potuti essere qui nella sala principale, che ci seguono dalle due salette che sono collegate. Invito Romano a prendere la parola introducendogli questa domanda. Come si può pensare un rapporto tra Europa e Africa che sia considerato in prospettiva contingente, cioè il rapporto al problema migratorio, sia in una considerazione più ampia di respiro storico-politico che tenga conto del passato storico e della complessità demografica, economica e culturale di due mondi che sono entrambi in evoluzione? È possibile che il Mediterraneo si possa davvero pensare insieme, Africa e Europa, come Mare Nostro? Grazie. Grazie a voi. Ringrazio molto la pazienza già degli uditori, ringrazio in anticipo e ringrazio per la presentazione, anche se hai avuto la crudeltà di ricordare che eravamo compagni di scuola 60 anni fa, insomma, no? 57. Sì, vabbè, sono proprio 60. Un ricordo commosso Umberto Potosni. 60 anni fa. A proposito di ricordi, oggi è il 25 gennaio, è anche il secondo anniversario della scomparsa di Giulio Regeni, quindi credo che possiamo dedicare anche a lui il nostro lavoro di questa sera, che è un lavoro culturale. Intanto le persone che sono in piedi si accomodino qui davanti, che c'è posto. Non siamo in chiesa da tenere i banchi davanti vuoti. Ecco. Sì, e soprattutto le disposizioni precise impediscono di stare in piedi nella sala pubblica sicurezza. Quindi sedetevi. Tirate via i cartelli riservati, perché non sono riservati. Ecco, oh, ottimo. Allora, facciamo alcune riflessioni di partenza. L'Africa, prima di tutto l'Africa è un continente, quindi ci sono mille Afriche, ecco, ma ci conviene un attimo fare un discorso di sintesi, no? Africa, in fondo sono circa 50 anni che è terminato il processo di decolonizzazione, in teoria di democratizzazione dell'Africa, un processo lungo, difficile, che ha aperto però tantissime speranze. No? Se voi guardate le statistiche dell'ONU, altri 10 paesi hanno le elezioni libere, democratiche, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè sembrava un aspetto abbastanza trionfante. E poi la realtà si è dimostrata molto diversa, anche perché
le strutture, i confini di questi paesi erano estremamente artificiali, cioè sono paesi che sono stati creati dai governi coloniali con il righello e la matita, senza tener conto molto spesso delle realtà demografiche, della storia di queste cose, e quindi delle tribù, di quella che era la vera realtà africana. Quindi questo processo di decolonizzazione era indispensabile. Che sia riuscito completamente bene, non me la sento di dirlo. Adesso abbiamo in Africa 54 paesi, quindi molto frammentato il continente, 3 paesi solo sono tali da avere un mercato interno abbastanza grande, una situazione. Primo la Nigeria, il più popoloso di tutti, la Nigeria si avvicina a 200 milioni di abitanti, pensate, e nel 2050 la Nigeria avrà tanti abitanti quanto l'Europa, per darvi un'idea precisa. Poi c'è l'Egitto, poi il Sudafrica, che è più piccolo ma che ha una potenza economica maggiore, e poi l'Etiopia. Gli altri sono tutti paesi che non hanno la possibilità di avere un mercato interno tale da poter in qualche modo fare progressi. E quindi è un continente che avrebbe proprio bisogno di unità, di un'Unione Africana, di infrastrutture che legano il mercato, una cosa che assolutamente non c'è. L'Africa è veramente frammentata fino a pochi anni fa, adesso sta cominciando a cambiare, ma quando io, non molti anni fa, perché sono 3 anni che ho finito, 4 anni che ho finito, ero delegato dell'ONU per il Sahel, cioè la zona sotto il Sahara, per andare da un paese all'altro andavo a Parigi e poi tornavo, perché non c'era la possibilità di avere l'aereo da Dakar a Ouagadou o cose di questo genere, per dirvi che cos'era l'Africa nella sua frammentazione, no? Tuttora la frammentazione c'è, anche se l'Unione Africana, che ha sede ad Addis Abeba, cerca di portare avanti questo sforzo, anche se la storia, pensate, quando andate al Palazzo dell'Unione Africana ad Addis Abeba, che è un modernissimo grattacielo, più grande forse del Palazzo dell'ONU, voi trovate un piccolo cartello davanti con scritto dono del popolo cinese al popolo africano, no? Per dirvi già un altro messaggio visivo di che cos'è l'Africa oggi. Questa frammentazione ha inoltre un'altra caratteristica che noi non dobbiamo mai dimenticare. Nella più parte dei casi una strana democrazia, cioè l'assorbimento della democrazia, anche se nelle statistiche dell'ONU, come vi dicevo, questi entrano come paesi democratici, l'assorbimento della democrazia è lentissimo. Chi vince le elezioni, in poche parole, si ritiene padrone materiale del paese. Questo è il senso della democrazia. Quest'anno le tensioni politiche sono tutte di leader esistenti che, secondo la Costituzione del Paese, dovrebbero non più presentarsi alle elezioni, ma che ugualmente, violando ogni Costituzione, si prendono le elezioni e creano dei conflitti interni. No? Cioè, il processo democratico è un processo a maturazione molto lenta e in Africa è in crisi quasi ovunque, perfino nel paese che ha avuto la più interessante e importante guerra di liberazione, che è il Sudafrica, in cui anche il paese che ha liberato dalla servitù coloniale, il partito che ha liberato la servitù coloniale del paese, si sta comportando sostanzialmente in modo del tutto autoritario. Cioè la difficoltà del passaggio alla democrazia è una difficoltà enorme in tutto il paese.
Il fondamento economico del continente è, come numero di addetti, eccetera, ancora l'agricoltura, continente poverissimo, è inutile che vi dia le statistiche sul reddito dei diversi paesi, serve solo a dimostrare che sono i numeri e niente di più, non vi dà nessuna cosa diversa. L'aspetto importante è che questo paese ricchissimo potenzialmente è di una povertà estrema e soprattutto è importatore di beni alimentari per grandissime quantità, che è l'assurdo più assurdo del mondo, ma questa è l'arretratezza. E la struttura industriale, salvo il Sudafrica e evidentemente alcuni paesi del Mediterraneo che vedremo poi, ma nell'Africa sahariana l'industrializzazione è un processo ancora venire, e quindi una arretratezza fortissima che si concretizza soprattutto in un fenomeno migratorio. Ma stiamo attenti che il fenomeno migratorio verso l'Europa è verso l'esterno, è una frazione minima del tragico fenomeno migratorio interno. Cioè in questo momento l'Africa, che era continente di villaggi, oggi c'è il 38-40% di persone che vivono nelle città e arriveremo in pochi anni al 50% che vivono in queste metropoli, che hanno una caratteristica totalmente diversa dalle grandi metropoli asiatiche. Qui proprio tu hai un centro modello e poi hai queste baraccopoli infinite. Mentre è chiaro, se vai nella moderna espansione urbanistica asiatica, tu hai case moderne ovunque, anche nella più estrema periferia, insomma, potrai avere dei quartieri poveri, ma hai una struttura, un'organizzazione delle città africane. C'è il problema dell'acqua, c'è il problema dei trasporti, ci sono tutti i problemi di una miseria estrema. E poi naturalmente vedremo anche il fenomeno migratorio in Europa. Ma non pensiamo che ci sia un continente in movimento solo diretto verso di noi. È un continente in movimento enormemente al suo interno, in cui poi carestie, mancanza d'acqua un anno, inondazioni, fenomeni naturali spingono poi improvvisamente centinaia di migliaia di persone a lasciare e a urbanizzarsi, e poi è chiaro che non tornano più nelle loro zone. Tutto questo in una struttura demografica che aveva 250 milioni di abitanti nel 1950, a un miliardo oggi e avrà 2 miliardi a metà del secolo. Quindi voi vedete la crescita in termini di tassi di crescita, la più forte crescita di popolazione del mondo, sia perché c'è un indice di natalità molto forte, anche perché un minimo di strutture igieniche e sanitarie stanno prolungando la vita media, che prima era poco superiore ai 40 anni e adagio si allunga in tutti i paesi. Questo è il quadro africano. Un quadro frammentato e una serie di come vi dicevo, di mancanza assoluta di infrastrutture che leghino fra di loro diversi paesi. La traversata del Congo significa impiegare giorni, le ferrovie sono poco esistenti, e negli ultimi anni il grande processo di infrastrutturazione dell'Africa è stato iniziato e avanzato dalla Cina. Cioè la politica cinese è estremamente semplice: la Cina c'ha 7% delle terre coltivabili, delle terre arate, come si dice, del mondo, e 20% della popolazione del mondo. Quindi va a cercare il cibo, l'energia e le materie prime dove ci sono. E dov'è che ci sono? In Africa e in America Latina.
E quindi lo spostamento cinese verso gli investimenti africani significa sopravvivenza della Cina nel futuro, garanzia di sopravvivenza della Cina nel futuro. E abbiamo un comportamento della Cina che è diverso da quello degli altri paesi europei, o ancora più diverso dagli Stati Uniti. Cioè gli Stati Uniti si sono interessati dell'Africa principalmente nel Golfo della Guinea, nella parte ovest, cioè verso gli Stati Uniti, dove c'è petrolio, dove ci sono materie prime, e hanno concentrato la loro attenzione su quella. I paesi europei, ognuno ha fatto la sua parte, cioè la Francia verso i paesi francofoni, la Gran Bretagna verso i paesi anglofoni, ognuno si è tenuto i rapporti con le sue colonie, e devo dire che anche l'Unione Europea, non avendo proprio nei suoi poteri, io mi ricordo quando ero Presidente della Commissione, non avevamo poteri di politica estera, quindi abbiamo fatto una politica di aiuti abbastanza massicci nei confronti dell'Africa, ma poi sparsi e gestiti dai diversi paesi che erano interessati. E mi ricordo che quando nasceva un paese, un problema politico in un paese africano, la cosa che noi facevamo era dare l'incarico all'ex paese coloniale, perché conosceva meglio la situazione, perché poteva gestire i problemi. Quindi una politica europea, sotto un certo aspetto, generoso nelle donazioni, ma minimale rispetto ai bisogni, e sotto un altro, però ancora politicamente segnato dalla vecchia storia. L'unico paese che ha fatto una politica continentale, che ha relazioni diplomatiche con 51 paesi su 54, è la Cina. E guardate che avere relazioni diplomatiche per la Cina non è un fatto da poco, perché obbligava il paese a chiudere l'ambasciata con Taiwan, a far tutto quindi una marcia indietro e a rivolgersi esclusivamente alla Cina, quindi un rapporto che poi diventa estremamente forte. Io mi ricordo una scena che al G8 del 2007 in Germania, il presidente del Senegal di allora, che si chiamava Wade, che tranquillamente di fronte ai grandi della terra dice: ma io ho fatto più affari in mezz'ora con il presidente cinese che con voi in 5 anni. E perché la strategia cinese non guarda alla dottrina, al tipo di Stato, al ONG che protestano, ha una strategia estremamente diretta. E infatti ci sono anche, cioè, quando sento i capi di Stato africani, è chiaro che la prima cosa che chiedo è: ma come va con la Cina? No? E la maggioranza ha un parere favorevole, però cominciano a crescere le tensioni per le politiche favorevole, proprio perché ha dato inizio allo sviluppo. Mi ricordo un colloquio col presidente algerino, ad esempio, che gli chiedevo come va con la Cina, dice: ma va bene, nel senso che Algeria è una città di giovani che non hanno casa, che hanno bisogno. Abbiamo fatto un grande piano di case popolari, sono venuti 25.000 cinesi, dall'architetto all'ultimo muratore, ci consegnano le case come orologi svizzeri, gli italiani facevano, e i francesi facevano il prezzo doppio, quindi per noi vanno bene. E ogni anno, interessante, siccome con la politica del figlio unico i maschi sono eccedenti in Cina, 5-6.000 cinesi smettono di fare i muratori, si sposano delle ragazze algerine e mi forniscono quel minimo di imprenditorialità minuta di cui il mio paese ha bisogno. Sono tornato 5 anni dopo e mi dice: dico, come va la Cina? Dice: no, come le ho detto l'altra volta, in più abbiamo già 20.000 cinesi, ex cinesi con cittadinanza algerina, eccetera. E nessuno sa che quando è scoppiata la guerra in Libia, in 4 giorni dall'ambasciata cinese a Roma è stato diretto il spostamento di 38.800 cinesi dalla Libia alla Cina. Un ponte navale verso il Pireo
verso Atene e poi il ponte aereo, pullman verso Alessandria d'Egitto e poi il ponte aereo. In 4 giorni hanno portato via 38.800 cinesi, per dire il tipo di penetrazione. Naturalmente un'altra cosa che dovete tenere presente è che questo fatto demografico vale per il Nord Africa. I cinesi sono estremamente selettivi dal punto di vista della razza, o razzisti, se volete il termine che oggi si dice in modo, se vogliamo, inappropriato, e sono quasi nulli i matrimoni con persone della pelle nera, no? È un altro aspetto di questa società moderna in cui noi viviamo. E comunque questa è l'attuale situazione, e ora si sta manifestando anche in Cina, anche in Africa, una serie di tensioni crescenti nei confronti di questo sovrapotere cinese. E negli ultimi anni è iniziata anche in alcuni paesi un tasso di sviluppo abbastanza buono. Ad esempio, intendiamoci, un tasso di sviluppo buono dove c'è una miseria, vuol dire ancora poco, perché oggi, con tutto lo sviluppo dei 10 anni ultimi, in cui l'Africa è cresciuto assai più della media mondiale, però la percentuale di reddito dell'Africa oggi è la stessa che era nel 1980. Quindi proprio era calata, ha cominciato adesso un po' a crescere, ma siamo a livelli di miseria, e soprattutto non è cominciato nel suo paese dell'Africa subsahariana, dell'Africa nera, diciamo così, nessun processo di industrializzazione. Solo l'Etiopia sta cominciando in questo periodo a ricevere seri investimenti industriali dall'estero, ma 80-90 milioni di abitanti, quindi un po' di investimenti non è che cambino radicalmente la natura del paese, però comincia. Il resto è rimasto una piccola parte che si muove. Quindi quando sentite parlare da alcuni osservatori siamo di fronte a un rinascimento africano, stiamo attenti, perché di moderare i termini, c'è una ripresa rispetto a quella che era la tragedia del passato, ma ancora con reddito pro capite, con l'aumento demografico che vi ho detto prima, l'aumento effettivo del livello di vita è estremamente limitato. Anche se quest'anno il mondo, questa è una piccola deviazione, ma è abbastanza interessante, perché lo sviluppo, lo sentirete sui giornali che riguardano Davos, no, il dibattito di questi giorni, lo sviluppo mondiale di quest'anno è abbastanza buono, con un aspetto quantitativo abbastanza sano, diciamo così. I paesi in via di sviluppo sono intorno al 4% in media all'anno, i paesi sviluppati al 2%. Quindi in un certo senso ci dovrebbe essere un avvicinamento. Poi però, quando andiamo a analizzare, all'interno dei singoli paesi c'è un aumento delle differenze di reddito quasi ovunque, veramente quasi ovunque. È un fenomeno drammatico, un fenomeno di cui io non vedo gli anticorpi, onestamente. A Davos in questi giorni, se leggete i giornali, sentite il telegiornale, dicono tutti la lotta contro l'uguaglianza, eccetera. Parole, e invece c'è ancora questa espansione colossale delle nuove imprese di rete, chiamiamole così, no? Che producono ovviamente un grande innovazione, progresso dell'umanità, ma anche sono un aumento costituiscono un forte ulteriore aumento della disparità ovunque. E è interessante, perché sia l'Europa che l'Africa sono totalmente al di fuori di queste reti. Non c'entra con l'Africa, ma dobbiamo col discorso africano in senso stretto, ma io
insisto sempre sul fatto, attenzione che siamo fuori, l'Africa, l'Europa, l'America Latina, siamo fuori dal grande sviluppo futuro, no? Cioè quando noi pensiamo, io dico sempre, noi italiani in fondo nei rinascimenti, no, le nostre stati erano leader mondiali in tutto, non è retorica, ma nell'arte della guerra, nell'arte della pace, nell'arte senza qualificazione, nella banca, nella finanza, Firenze, Napoli, Roma, Genova, Venezia, erano leader mondiali. Poi abbiamo avuto la prima globalizzazione, che è la scoperta dell'America, non ci siamo messi assieme e nessuno di questi stati è riuscito a costruire le caravelle grandi che erano necessarie per il nuovo mondo. E l'Italia è scomparsa dalla carta geografica. Noi siamo in una fase storica identica, noi europei, non abbiamo capito che neanche la grande Germania, non parliamo della Francia, dell'Italia, eccetera, saranno in grado nel futuro di costruire le caravelle. Cosa sono le caravelle? Sono Alibaba, eBay, Amazon che si incontrano con l'autostrada qui, eccetera. Sono tutte americane e cinesi e basta. E basta. E queste stanno, voglio dire, per fare un chiudere questa parentesi in fretta, la quotazione bancaria della Apple è pari a tutta la borsa di Parigi, insomma, no? Per dirvi a che livello siamo, insomma, no? E questo è il mondo che si va organizzando, no? Per cui è chiaro che diventa un problema enorme, e la frammentazione africana non aiuta certo, e la frammentazione europea non aiutano certo il recupero in questa area. E l'ultima caratteristica della nuova Africa di cui vi volevo parlare, prima di fare alcune conseguenze sul futuro, è la corruzione, cioè quel fenomeno di democrazia così speciale di cui vi ho parlato prima, ha portato a dei livelli di corruzione e di disparità estremamente elevate in tutti i paesi africani, e questo causa sempre più tensioni e alimenta, ed è anche indirettamente un'alimentazione del terrorismo che trova in Africa, soprattutto dopo la guerra di Siria, trova nell'Africa subsahariana il suo possibile centro di sviluppo maggiore. Ne sentiamo parlare poco, eccetera, ma state attenti, osservate quello che capiterà in Nigeria, in Chad, in Niger, in quella zona lì, e quello che già capita nel Sinai. Sostanzialmente una grande parte del Sinai non è controllata dall'esercito egiziano, ma è controllata sostanzialmente dalle bande terroristiche. Ecco. Quindi c'è questa struttura che preoccupa moltissimo, e il rafforzamento delle milizie in Niger, di cui sentiamo parlare in questi giorni, è un tentativo di argine a questo terrorismo, no? Tentativo che viene portato avanti soprattutto dalla Francia e dagli Stati Uniti, in cui per una piccola parte soltanto di istruzione, cioè, si è allineata l'Italia nell'ultimo periodo. Ecco, questo è un quadro africano generale. Un attimo sul quadro mediterraneo, no? Africa e anche i paesi mediterranei, che hanno una situazione demografica molto diversa dal Sub-Sahara, hanno tassi di natalità poco superiore a quelli dei paesi scandinavi, hanno anche delle potenzialità di sviluppo maggiori, pur essendo tragicamente
deludenti dal punto di vista politico. Cioè la primavera araba è fallita ovunque, esclusi in Tunisia, dove ci sono tensioni e problemi, ma ancora regge un sistema democratico. E qui veniamo, io ritengo che una delle cause di questo fallimento della primavera araba sia prima di tutto intrinseca, dato i rapporti di potere, ad esempio in Egitto, in cui l'esercito è onnipotente, no? Non è solo potente militarmente, ma possiede circa un terzo della struttura industriale del paese, no? Che è governata da ex generali o ex colonnelli, eccetera. Ma a parte questi fattori interni, che è stato secondo me colpevolmente abbandonato dall'Europa. E io vi posso testimoniare, perché essendo stato presidente della Commissione europea negli anni dal 2000 al 2005, in cui si parlava molto della politica africana, non è mai stato possibile farla. Cioè in Europa i paesi del nord non hanno mai appoggiato questa politica e i paesi del sud, cioè l'Italia e la Spagna, sono stati sempre troppo deboli e divisi per poterla imporre. Per cui quando è arrivata la primavera africana, la primavera araba, questi paesi erano sostanzialmente soli, isolati. Pensare che nel 2003 avevamo proposto della Commissione europea almeno di fare la banca del Mediterraneo con funzionari e capitali del sud e del nord e del Golfo, del Golfo Arabico, in modo da poter avere dei centri di sviluppo gestiti anche da africani. Avevamo addirittura proposto, cosa che costava pochissimo, di avere delle università comuni, cioè l'idea era facciamo un'università che ha una sede a Catania e una a Tripoli, una a Barcellona e una a Tangeri, e studenti metà del sud e metà del nord, professori metà del sud e metà del nord, 2 anni di studio al sud, 2 anni di studio al nord, per non avere problemi, non facciamo facoltà umanistiche, religiose o problemi del genere, facciamo medicina, ingegneria, fisica e queste cose. In Europa si è detto, soprattutto Gran Bretagna, Svezia, eccetera, questo è denaro sciupato, è denaro buttato via. Non dico che questo avrebbe risolto i problemi, ma avrebbe costituito un cammino ben diverso nei rapporti fra Europa e Africa. Sempre mi sono sentito dire, Presidente, ma voi pensate, quando c'è stato l'allargamento solo al nord e all'est dell'Europa, e non pensate mai al sud? La mia risposta era, avete ragione, ma finita questa emergenza che deriva dalla caduta dell'Unione Sovietica, da un fatto assolutamente inaspettato, vi assicuro che ci sarà una politica nei confronti dell'Africa. Invece questo non c'è stata. Allora, qui o si prende una grande politica, e a mio parere l'unico modo perché sia sostanziosa e politicamente neutrale, però capisco come nell'attuale situazione politica mondiale sia ben difficile, sarebbe quella di avere un rapporto comune Cina-Europa nei confronti dell'Africa, perché toglierebbe quell'aspetto neocoloniale, lo possiamo chiamare, o comunque di eccessiva forza politica della Cina, e stempererebbe anche il rapporto fra le vecchie potenze coloniali e l'Europa, perché io vi assicuro, e con questo voglio terminare questa fase iniziale perché poi il dibattito è più interessante, che se noi analizziamo le cause della guerra di Libia, questa è la storia di interesse enorme, perché io mi ricordo che avevo ovviamente con Gheddafi rapporti molto continuativi quando sono stato Presidente del Consiglio, perché c'erano sempre problemi, no? C'erano i pescatori siciliani che andavano,
Gheddafi li requisiva, io telefonavo a Gheddafi di rilasciarli, no? Era sempre un contatto, no? Per cui godo anche ora di un privilegio di avere una cassetta di gamberi ogni Natale, perché ho liberato qualche barca di Mazara del Vallo, no? Quindi c'era questo rapporto. Poi è chiaro che Gheddafi è stato un dittatore vero, duro, e per molti decenni ha fatto guerre dappertutto, no? Intorno alla fin Chad, in Mali, e poi si è accorto che non dava nessun risultato. Quando mi accorsi di questo da Presidente della Commissione Europea, allora istruito ovviamente dai miei osservatori diplomatici, invitai Gheddafi a Bruxelles. Scandalo americano, inglese, poi dopo un mese era impossibile andare a trovare Gheddafi perché c'erano tutti i commercianti americani, inglesi, non mi ricordo che c'era una unione una riunione dell'Unione Africana al Cairo, e il primo ministro irlandese che aveva venduto della carne, quell'altro che aveva fatto gli investimenti, era diventato una specie. Però Gheddafi si incamminò in una nuova politica, cioè quella di diventare il re dell'Africa. Sostanzialmente, date le risorse eccedenti, la ricchezza del paese, no? Pagava, pensate, il 25% del bilancio dell'Unione Africana, con 4 milioni di abitanti su un miliardo, e pagava un quarto. E soprattutto cominciò a investire nei paesi della subsahara, no? Comprare alberghi, comprare miniere, eccetera. E questo ha messo fortissimamente a rischio, cioè veniva costituita una minaccia della presenza francese in quelle aree. Tant'è vero che, me lo posso dire perché c'era su 24 ore, una cosa che non credevo molto riservata, quando scoppiò, poche settimane prima che scoppiasse la guerra di Libia, c'era un testo di alcune mail di un certo signor Sidney Blumenthal, che era della Fondazione Clinton, che era funzionario allora, che è adesso della Fondazione Clinton, che era funzionario allora del Dipartimento di Stato, che scrive alla Clinton: stia attenta perché Gheddafi sta mettendo da parte 150 tonnellate d'oro più tanti miliardi di dollari per sostituire il franco francese con il franco africano. Poche settimane dopo è cominciata la guerra. Io non dico che questa sia stata la causa, no? Io descrivo oggettivamente la mia esperienza, come è stata la situazione. Per cui, voglio dire, poi le ambiguità francesi successive nella gestione del caso libico fanno molto pensare sul discorso della solidarietà europea, di come viene ancora giocata. Per quello che dico qui, o ci mettiamo veramente assieme in modo da cancellare questi aspetti particolari della politica africana, o non se ne fa assolutamente nulla, insomma, no? Proprio perché ci sono interessi, ci sono anche rapporti personali. Cioè, voglio dire, se voi andate nell'Africa subsahariana, no? Dal bidone delle spazzature al trasformatore elettrico all'università, è tutto francese, insomma, no? Assolutamente, no? E quindi il mantenimento di questa situazione è una specie di priorità assoluta dei nostri cugini d'Oltralpe, no? E certamente quello che mi colpì è come l'Italia abbia partecipato, la prima volta che nella storia leggo che un paese paga per una guerra contro se stesso, insomma, no? Questo appartiene ai misteri della storia, ecco. Ecco, allora, questo, e finisco davvero,
tocca l'ultimo aspetto, che è il fenomeno delle immigrazioni. Dalla descrizione che vi ho fatto, voi capite benissimo che questa pressione continuerà lunghissimamente nel futuro, che ora è assolutamente fuori controllo per la guerra di Libia, perché, ripeto, tante volte Gheddafi usava come minaccia di mandare dei barconi di migranti, no? E non l'ha mai fatto perché c'era lo Stato con lo Stato, no? Cioè c'era il discorso politico che c'era sotto, e la destabilizzazione della Libia ha reso drammatico questo aspetto, per cui l'immigrazione, la pressione di immigrazione durerà ancora. Mi diceva il presidente del Niger, mi ricordo benissimo, che diceva entro 20 anni il mio paese raddoppia di popolazione, cioè, dove vuol che vengano, no. Qui intorno o da voi, insomma, no? E quando pensiamo che in questi paesi della Sub-Sahara l'età mediana, cioè tanti vecchi, tanti giovani, mentre l'Italia è 46 anni e mezzo, cioè metà italiani hanno meno di 46 anni e metà italiani hanno più di 46 anni, e in Niger sono 17 anni. Pensate, è inutile dare altri dati, fate questa riflessione per dire quale sarà il problema. Allora, il problema è dirigerla, regolarla, investire massicciamente in quelle aree, però soltanto, come dicevo, o si fa un piano massiccio, come dicevo prima, oppure è inutile raccontare delle balle, che ne abbiamo già raccontate anche troppe, e o si fa questo oppure la pressione demografica farà in modo che questa spinta sarà fortissima anche in futuro. Certamente lo era anche prima della guerra di Libia, ma come dicevo prima era però regolata e in qualche modo era gestibile e non provocava soprattutto l'angoscia e l'ansia nelle popolazioni. Voi vedete come fino a pochi anni fa c'erano due grandi correnti di immigrazioni, quella Siria, Turchia, Grecia, Nord Europa, Sub-Sahara, Libia, Italia, Nord Europa. La prima è stata chiusa come? È stata chiusa dando 7 miliardi di euro alla Turchia che facesse in qualche modo argine a questo contratto, che ha degli aspetti anche abbastanza così, insomma, no? Criticabili, però che vi dice come gli accordi possono poi in qualche modo regolare questi aspetti. In Libia la situazione è assolutamente ancora fuori controllo, ci possono essere delle diminuzioni come ci sono state adesso per accordo con alcune tribù che trafficano, che vivono di carne umana, no? Quelli che prima vivevano di petrolio adesso vivono di ogni cosa, no? Per cui c'è traffico di droga, traffico di esseri umani, traffico di armi. Questa è l'altra cosa drammatica, per cui il terrorismo trova anche uno spazio. Cioè, quando io ero in Mali, dicono gli esperti ONU, poi queste statistiche non so come faccio, che ci fossero negli arsenali di Gheddafi 4 milioni di Kalashnikov. Allora, mettete pure che fossero esagerati, che fossero 1 milione solo. Però io quando ero in Mali, ogni mattina mi dicevano: Presidente, oggi il Kalashnikov costa $210, se ne vuole uno. Dico, guardate che... Ma, cioè, queste sono le realtà dell'Africa, no? Allora, o noi affrontiamo questi problemi in modo organico, oppure non sono di quelli che dicono tutto si può risolvere, eccetera, o c'è qualcosa di massiccio, di accordo, ma non lo vedo ancora, non vedo il politico europeo e il politico cinese che abbiano questa
capacità di dire qui c'è un fatto storico drammatico, affrontiamolo assieme. Se non c'è questo non abbiamo nessuna soluzione, anche perché non possiamo certamente aspettarci, almeno nel periodo presente, un positivo interessamento americano. Cioè, la definizione che ha dato l'altro giorno Trump dei cessi, come è usato, no? Dei paesi, ha offeso in un modo radicale tutti i paesi africani, ecco. Gli Stati Uniti nella politica attuale non hanno nessun interesse all'Africa, anche perché di fronte, anzi soprattutto perché di fronte allo shale gas e shale oil, cioè alle nuove risorse petrolifere interne agli Stati Uniti, non hanno più nessun interesse a comprare petrolio dall'esterno, e quindi tutto il loro interesse verso i cosiddetti stati amici del Golfo di Guinea è assolutamente finito. Quindi gli Stati Uniti, America First, sotto questo aspetto non li troveremo spettatori assolutamente strani e disinteressati a questo, anche perché non esiste emigrazione africana negli Stati Uniti, non esiste, per motivi ovviamente geografici. Ma il problema americano sono America Centrale, Messico, eventualmente un po' di America Latina attraverso il Messico, ma non hanno nessun problema africano oggi, no? E allora, quindi, per quello che io dico, ma qui o c'è un impegno europeo corale con qualche forma di accordo con la Cina, oppure il salto in avanti dell'Africa difficilmente si realizza. Da parte africana vi deve essere però uno sforzo alla creazione di un mercato più grande all'interno dell'Africa. Questo però vuol dire infrastrutture e quindi la necessità di un inizio dall'esterno di salto in avanti dello sviluppo africano. Ecco, questo è il quadro, stavo dicendo molto semplice, no? Il quadro complesso, ma direi molto concreto, che io vi volevo fare della situazione africana. Adesso ci discutiamo sopra se ne avete voglia, se no andate a mangiare in anticipo. Mi chiedeva il Corno d'Africa. Perché reduce dall'Oman insieme al nemico? Perché noi abbiamo delle responsabilità nel Corno d'Africa, no? E il Corno d'Africa è fatto dalla Somalia, che è nel caos completo, una situazione politicamente, e da Etiopia, che ha 80 o 90, non si sa bene, milioni di abitanti, più l'Eritrea, che hanno 4-5 milioni di abitanti, poverissime. L'Eritrea sotto un, diciamo la verità, un dittatore inflessibile, no? 5 anni di leva militare, soldati che fanno la fame, no? I ragazzi che scappano quando possono, infatti, paese così piccolo che ha tanti emigranti, no? E l'Etiopia che sta sviluppandosi, molto povera, ma che sta sviluppandosi oltre il 6-7% all'anno già da 8-9 anni, quindi con veramente qualcosa che si sta muovendo. Ripeto, mi vergogno a dire, perché quando poi andate là trovate ancora un livello, però almeno vedete una fermentazione. Poi però ancora con questa guerra nascosta che dura da 22 anni fra Eritrea e Etiopia. Una roba impensabile, sapete. Io mi ci sono trovato in mezzo, mi ricordo che andai a trovare Meles, che era il primo ministro etiope, e aveva una carta geografica. Qualcuno ha visto il film di Charlot, no? Del dittatore,
con la carta geografica lì. E io dico, ma scusi, ma tu fai la guerra per una, 3 chilometri di sassi in cui non c'è, cioè, ci sono già stati 80.000 morti. Lui mi guarda e dice, no, 80.000, 100.000 morti. E poi dico, ma la guerra a tuo cugino, perché poi sono cugini, erano cugini due. Cioè, e quelle tipiche guerre interne in cui la dittatura tiene la tensione. E poi ho fatto un po' di spola, tra l'altro non so se chi di voi sia andato in Eritrea, no? L'Asmara è l'unica città italiana che esiste al mondo, è rimasta come negli anni 30, no? Farmacia Dante, Albergo Bologna, Villino Fiat, Teatro Aurora, no? Tutte queste cose vi trovate là con questa. Però vi accorgete che l'italiano lo parlano solo quelli che hanno più di 65 anni, no? L'abbiamo abbandonata. Allora, mi ricordo un episodio per alleviare la tensione, no? Ho fatto un po' la spola fra Eritrea, dico, ma chiedo a Meles, dico, ma posso andare da tuo cugino a parlargli? No, non ci si vai, digli qui. E ho cominciato ad andare un po' su e giù. Dopodiché gli americani hanno saputo che io facevo un po' questa spola e mi dicono, ottimo, perché allevia anche la situazione in Somalia, però stia attento perché il presidente dell'Eritrea è molto malato e sta morendo. Erano due, è morto l'altro. Quindi la CIA, secondo me, erano in due, mi ha detto che moriva uno e è morto l'altro. Allora, da allora non mi fido molto più di quello che leggo sui giornali. E la guerra continua nel Corno d'Africa, no? E lì veramente io mi chiedo perché l'Italia non abbia attenzione sul Corno d'Africa. C'è ancora un'affezione, c'è ancora tutto sommato un rispetto, e adagio veniamo completamente espulsi da tutto questo. No? Questo è l'Italia. Perché quando andate in quei posti sentite un dovere, no? Sentite in fondo che si potrebbe davvero riaccendere un rapporto, tra l'altro anche con aspetti economici non certo negativi, occorrerà investimenti e così via. E invece trovate ancora, poi c'è questa ambasciata italiana a Addis Abeba, su un cima, che nonostante sia stata espropriata i 2/3, ha ancora un giardino che va da qui fino a Tortona, non so io. E poi c'è il nostro paese che non c'è, ecco, che non c'è. Questo è il mio riassunto impressionistico del Corno d'Africa. Naturalmente anche qui pericoli di terrorismo, perché la Somalia, Somalia non sono mai andato onestamente, quindi non posso dirvi, salvo le cose che si imparano sui giornali, la mia esperienza, ma Etiopia ed Eritrea noi potremmo avere veramente un ruolo e di pacificatore, naturalmente mettendoci anche dei mezzi, ma un ruolo che ti dà spazio nella politica mondiale, no? Il problema dell'Italia in questi giorni, pensavo con una certa tristezza anche, il fatto che noi abbiamo compiuto un'opera di pace molto importante in Libano, no? Insieme ai francesi, ma con leadership italiane, con un impegno italiano molto forte, teniamo la pace in una delle zone più delicate del mondo, Siria, Israele, Libano. No? Siamo, credo adesso, 1.200 italiani, 800-700 francesi,
Allora, viene una crisi politica in Libano, il primo ministro libanese Hariri, che ha la cittadinanza saudita e libanese perché il papà era ex primo ministro e investitore in Arabia Saudita, scappa in Arabia Saudita per una delle solite tensioni politiche del Libano, e chi lo va a liberare? Il presidente francese. Lo va a prendere, lo porta a Parigi, poi va a Beirut. Dico, e noi? Ho scritto un articolo, dico, cosa facciamo? La Croce Rossa del Mediterraneo e basta, no? Lo dico con tristezza, ma anche con molta franchezza, insomma, no? E deriva, ed è l'unico accenno che faccio alla politica italiana, perché è un accenno generale, deriva dalla instabilità dei nostri governi. La politica è stabilità, la politica estera è stabilità interna, è durata. Ricordavo prima qui agli amici, quando sono diventato primo ministro, che la prima visita che feci era al cancelliere tedesco Kohl, stomone, no? E vado a Bonn, allora la capitale era Bonn, e invece di un'ora di colloquio ne abbiamo due, troviamo benissimo, stesse letture, insomma mi sembrava il mio parroco, no? E usciamo dalla cancelleria, mi accompagna l'elicottero nel giardino e mi dice, oh, Romano, è stato proprio bello, abbiamo fatto due ore meravigliose, d'accordo su tutto, proprio, mi fa molto piacere, chi viene la prossima volta? Ecco, questo io vi dico solo qua. E la politica è fiducia, sapete, la politica è assolutamente fiducia. Noi pensiamo che sia il luogo della razionalità, ma sempre dalla mia esperienza con Chirac facevamo tutto, un accordo perfetto. Viene Sarkozy, stesso partito di Chirac, stesse, niente. Niente. Sapete cosa vuol dire niente? Ecco, e allora la continuità, il coltivare le cose, diventa un fatto fondamentale. E se noi non avremo continuità, e quindi io dico una legge elettorale maggioritaria che dia continuità al Paese, non faremo mai nulla, no? E l'idea che oggi siamo, l'Europa è tutta Francia, no? Finché mi dicono tutta Germania, c'è una differenza molto forte fra noi e la Germania, ma noi abbiamo una produzione, sotto tante cose la Francia è molto più avanti, ha questi grandi gruppi finanziari, c'è la distribuzione di tutto il mondo, ma noi come produzione industriale siamo superiori alla Francia, eh? Abbiamo la bilancia commerciale attiva, loro l'hanno passiva, eh? Cioè non è che siamo, noi non esistiamo e loro esistono, principalmente per effetto di una legge elettorale, altrimenti la Francia oggi sarebbe in un caos drammatico, perché Macron ha avuto meno dei voti di una qualsiasi risultato dei grandi raggruppamenti di oggi. Macron è diventato onnipotente col 23% dei voti. Sarà giusto, non sarà giusto, quello che volete, ma queste sono le nuove regole della democrazia. Bene amici, abbiamo ancora un'ora a disposizione Romano Prodi con noi, e quindi chi è interessato a proporre delle domande, per favore alzi la mano, in modo che possiamo anche fare un po' un calcolo di quanti possono intervenire e quanto tempo lasciamo. Vi giuro che sarò breve nelle risposte, giuro. Là in fondo. Quanti alzano la mano, per favore? 4. Bene, partiamo. Sì, cominci, di pure. Buonasera,
Scusi, io sono una signora africana e vi sono Alessandria da 33 anni. E sono d'origine del Mali. Volevo solo chiedere se forse la legge immigrazione è cambiata, si poteva evitare di questo flusso di immigrazione che vediamo? Non ho capito neanch'io. Allora, può ripetere per favore? Ecco, qui fa un eco terribile. Allora, la legge immigrazione che c'è qui in Italia, se forse è cambiato, sarebbe stato possibile che tutti questi immigrati, i miei compaesani che vediamo sulla barca, a venire qua con la barca, poteva essere evitato? Se dico, è una domanda che faccio, io personalmente ho la cittadinanza italiana da 27 anni, ho provato a fare... Ma l'aveva prima di nascere allora? Mio marito è italiano, quindi ho provato a far entrare mia nipote qua e ho cominciato all'Odissea. Prima la dovevo assumere, l'ho assunto, quando è arrivata qua ho pagato i contributi e nel controllo delle, come si chiama? Sono venuta a servizio igiene a casa mia a controllare se la casa era idonea, se la busta paga di mio marito può permettere a mantenere mia propria nipote. Se la legge è così, dall'Africa chi può venire qua in Italia? Nessuno. Beh, no. Arrivano con i migranti, cioè, dalla se barca. Lei dice, se lei dice che abbiamo una burocrazia folle, non è mica solo nei confronti dell'immigrazione, cioè e questo è il nostro paese con i limiti del nostro paese, ecco. Io sono, lo dico con molta sincerità, sono sempre stato in favore dello Ius Soli perché quando uno è nato, vissuto, cresciuto qui, deve essere cittadino italiano, ecco. Quindi sono perfettamente, al di là del suo caso, io sono perfettamente d'accordo che ci vogliono regole chiare e addirittura c'era chi proponeva che di fare agli stranieri anche un esame sulla Costituzione. Poi la cosa è stata messa in disparte perché se lo facciamo agli italiani succede che dobbiamo togliere milioni di cittadinanza italiana, ecco. Ma la mia risposta è questo, il caso che lei pone non è un problema di legislazione ma è un problema di persecuzione burocratica, ecco, perché di per sé stesso Giulio recupera il microfono. Allora, quando si tratta che lei ha parlato di l'Africa Cina e non riesco a capire, io personalmente ho portato imprenditori africani per la costruzione delle case ecologiche, per le mondizia, per tutte queste cose qua, sono riuscita a farli aprire la porta di tutti i ministri, però ogni volta che vado mi dicono guarda tu porti italiani qua, arriviamo a fondo, vedrai che non si vede nessuno. Ho detto no, sono insieme a me, le stiamo parlando. E li ho portati qua, 3 viaggi in Africa con imprenditori, siamo arrivati a conclusione del progetto, tutto fatto, tutto bene, siamo arrivati al progetto che devono solo decidere per cominciare, sono spariti tutti. Quindi il mio paese è un po' a regione che gli europei vengono, quando arrivano lì, cominciano i progetti però non la finiscono. Quindi non è che è la disperazione che sono con i cinesi, perché tutti preferiscono i prodotti europei. Grazie signora. Passiamo a un'altra domanda. Ero delegato internazionale di Croce Rossa Internazionale, il Comitato Internazionale di Croce Rossa. Parlo più forte perché... Ero delegato di Croce Rossa Internazionale ad Asmara. Comitato Internazionale di Croce Rossa, sono stato lì un paio di anni e ho avuto la possibilità di conoscere Afia Werki personalmente e conosco abbastanza bene il contesto da un punto di vista appunto di conflitto e so anche che l'Italia investe sia in Eritrea che in Etiopia attraverso appunto il Ministero dell'Educazione, ha delle scuole abbastanza importanti, stiamo cercando appunto adesso il numero di allievi, però insomma ci sono investimenti molto forti.
I miei due punti relativi, per contestare un po' quello che diceva lei, anche se sicuramente conosce meglio la situazione, io credo che in un posto come l'Eritrea sia molto difficile agire, e nonostante appunto ci sia un investimento da un punto di vista dell'educazione, è difficile avere a che fare con una persona che esclude a priori qualsiasi contatto con la diplomazia estera. Ma è vero o non è vero? Cioè, voglio dire, io ho una recente esperienza che per aggiustare due navi da pesca che erano in Eritrea, sono diventato matto, e il governo italiano, e lì loro chiedevano e chiedono tuttora, ci sono 12 navi da pesca lì ferme perché sono obsolete eccetera, chiedevano al governo italiano di metterle a posto, e dopo un paio d'anni ancora non sono a posto, insomma. Quindi certamente abbiamo ancora una presenza, tra l'altro abbiamo delle ONG straordinarie che lavorano a difficoltà enormi in Eritrea, ma non c'è una politica nazionale quantitativamente seria come ci dovrebbe essere in questi casi, insomma. Poi abbiamo, allora, se parliamo del nostro paese come volontariato, generosità, sia delle strutture religiose che laiche, siamo un paese straordinario, ma questo non assume mai la dimensione che deve avere per un salto economico come noi dovremmo avere. In questo senso, dico, non abbiamo una continua politica nei confronti del Corno d'Africa come dovremmo avere. Poi, ripeto, la nostra presenza è viva perché anche alla Smara quanti volontari ho incontrato che lavorano in queste scuole, moltissimi, però, voglio dire, proprio volontariato, ecco, non con dietro quella struttura che hanno altri paesi quando vanno in questi posti. Quindi mi sento che la critica che ho fatto prima sia assolutamente, in termini macroeconomici, come dire, quantitativi, non ci siamo, ecco, sostanzialmente non ci siamo. E noi potremmo davvero, noi avremmo secondo me dovere politico primario Libia e Corno d'Africa, perché la storia è quella, ecco. Quindi io non dico che noi siamo grandi da poter fare nell'attuale situazione sostenere una politica africana in tutti i paesi, però noi potremmo avere e nessuno può pensare che l'Italia abbia obiettivi neocoloniali, ecco, questo vi posso escludere che nemmeno Afeki pensa questo, ecco, nonostante abbia un carattere che abbia, cioè è l'unico caso in vita mia in cui in una visita ufficiale a Palazzo Chigi questo si prende su e se ne va via lasciando lì libri, carte, eccetera, perché semplicemente si era sollevato un problema. Cioè, questa è la realtà dei fatti, però una cosa è una presenza così di volontariato, una cosa è una politica continuativa che cuce i rapporti, che porta avanti le cose e che dopo 20 anni può avere risultati, ma li può avere. Questa è la discontinuità, ancora una volta, italiana che io riscontro in questi casi. Cioè, mi aveva promesso il tal governo, a questo punto dicevo sì, ha ragione, poi è cambiato il governo. Buonasera. Io volevo chiedere qualcosa. Non si sente, Margherita, in piedi, grazie.
volevo chiedere quali sono questi rapporti che si potrebbero stabilire con la Cina, questi rapporti un po' più approfonditi, no? Per poter risolvere delle situazioni. Per esempio, noi potremmo accordarci minimamente con la Cina per i nostri problemi con la Libia e il Corno d'Africa, per dire, cioè la Cina in che modo ci potrebbe aiutare, in che modo potremmo interagire praticamente con la Cina? Magari. Ma sul discorso della interazione comune, Italia da sola può far ben poco. Cioè io prima, quando parlavo di questo, dicevo Europa, perché cosa vuole? La Cina ha 22 volte gli abitanti dell'Italia, insomma, non, cioè, queste differenze, no? E quindi se lei mi fa questa domanda, io onestamente le rispondo su un obiettivo specifico che noi possiamo proporre, credo che si possa avere una collaborazione comune. Su un discorso un po' più generale, sulla Libia la Cina non esiste. La Cina aveva rapporti economici, ricordatevi che la Cina finora non ha mai messo le mani su cose che non la riguardassero. La guerra in Afghanistan, che pure la vicina, la guerra in Iraq, i cinesi hanno sempre lasciato che fossero gli altri a scannarsi e non hanno mai fatto una politica di questo tipo. La grande politica estera cinese è cominciata 2 anni fa, 3 anni fa, con la proposta della Via della Seta, che è una proposta completamente diversa dal tipo di guerra, di cose, è una proposta di penetrazione economica, di una intelligenza politica straordinaria, anche se secondo me ha una dimensione troppo grande anche per la Cina, quindi avranno dei bei problemi nel metterla in atto. Però è interessantissima la proposta, no? Parte da fatti leggendari come Marco Polo, è una politica di infrastrutturazione e di penetrazione soprattutto nell'Asia centrale. Ecco, quella è iniziata una politica estera nuova. Poi naturalmente usano anche, secondo me, la Corea del Nord, come, di cui controllano tutto il petrolio, tutte le energie, eccetera, come strumento di politica internazionale, ma la Cina non ha mai una politica ufficiale di penetrazione in un paese, svolge una politica economica. Infatti il discorso, la parte centrale del discorso del presidente cinese Xi all'ultimo congresso del Partito Comunista è di un interesse enorme. Cioè noi siamo globali in economia, in politica siamo nazionali, punto. Questo è, quindi sulla Libia non vedo nessun elemento di cooperazione. Sul Corno d'Africa si potrebbero avere dei progetti comuni interessanti, perché sta investendo molto in Etiopia. Proprio sta portando la Cina in Etiopia molte delle imprese a basso valore aggiunto, cioè solette da scarpe, tessuti elementari, abbigliamento, prodotti in cuoio, meccanica elementare, c'è un certo investimento e su questo si potrebbero fare dei progetti specifici comuni, però ci vogliono gli imprenditori che lo facciano, ecco, questi sono, e non vedo invece una collaborazione Italia-Cina a livello globale, perché noi siamo quello che siamo, insomma, ecco. E sa la vecchia barzelletta dei tempi di Mao, no? Che diceva
l'esercito svizzero ha invaso la Cina. E il presidente Mao risponde: in che albergo sono? Queste sono le dimensioni. Qualcuno si propone? Prego. Professore, viste le cose come stanno, come lei ci ha delineato in Africa, la mia domanda è un po' questa. Con l'Europa che abbiamo adesso, mi sembra ovvio che non ci siano grandi possibilità di soluzione. Allora le domando, realisticamente, probabilmente lei penserà, come penso io, che ci voglia più Europa, no? Ma cosa vuol dire più Europa? Cioè, quali sono le 4-5 cose che possiamo fare per migliorare l'Europa e metterla in grado effettivamente di intervenire, di fare una politica estera, insomma, per cercare di rapportarsi con l'Africa, insomma, no? E magari anche con il resto del mondo, insomma, no? Ecco, quindi, cioè, in sostanza, noi in Italia ci dividiamo sul fatto Europa sì, Europa no, però non ci poniamo mai il problema di quali modifiche realistiche possiamo apportare all'Europa per renderla migliore, insomma. Ecco, quindi le chiedo un po' quale strada lei vede. Nella politica estera, mi sembra strana la mia risposta, ma rispetto a un anno fa abbiamo delle prospettive molto molto più ampie, grazie al grande filo europeo che il presidente Trump, che ha fatto un casino tale che sta, veramente è cambiata, adesso io lo dico in modo scherzoso perché alleviamo un po' la situazione, ma guardate che sta cambiando il mondo, a Davos la Merkel e Macron sono andate via appena prima che arrivasse Trump, e allora traduciamo in politica questa battuta. L'Europa ha sempre affidato la sua difesa, la sua protezione agli Stati Uniti in modo esclusivo. Comodo per loro e comodo per noi. Però è chiaro che questo significa perdita di una spinta verso l'Unione, no? Perché i pilastri dello Stato moderno sono la moneta e l'esercito, ne abbiamo fatto uno, ma l'altro non l'abbiamo fatto. Cosa sta succedendo? La Merkel, ad esempio, voi sapete che c'è una russofobia, no? Una tensione antirussa nell'ambiente politico americano, condivisa da democratici e da repubblicani. Se volete un'unità del paese è contro la Russia. E la Merkel, che è stata la leader dell'Europa indiscussa per gli ultimi 7-8 anni, no? Improvvisamente diventa la leader delle sanzioni contro la Russia, andando contro gli interessi di tutto il mondo economico tedesco, quindi sto dicendo una roba, e uno dice: ma perché? La spiegazione è semplice: la leadership europea passa attraverso il sigillo americano. E la Merkel ha cominciato con Obama, che telefonava al primo ministro inglese, è finito con Obama che telefonava alla cancelliera tedesca, passin per passino, e per avere la medaglia del primato europeo anche le sanzioni, Parigi va bene una messa, no? E quindi anche le sanzioni. Poi improvvisamente arriva questo presidente che comincia a insultare l'Europa, a insultare la Merkel, eccetera, e allora salta fuori un filo europeo in Francia, improvvisamente si è aperta la porta per una difesa comune europea. In questo momento, se Macron non è un gollista, ma è un europeo vero, ha una prospettiva incredibile. È andata via la Gran Bretagna, che non ne voleva sapere di questa unità, portando altri danni, ma sotto questo aspetto certamente un segno non negativo. Andate via la Gran Bretagna. La Germania ha assolutamente bisogno
di avere con la Francia un rapporto forte. La Francia ha il diritto di veto alle Nazioni Unite e ha la bomba nucleare. Se, ripeto, la usa a servizio dell'Europa e non solo a servizio della Francia, c'è un'occasione unica per creare una vera politica europea. Dopodiché è molto più facile andare avanti con tutti gli altri progetti. In questo senso dico, guarda che le cose si muovono. Si muovono per un evento certamente non favorevole all'Europa, perché Trump, ma questo senso di poter essere abbandonate dalla protezione americana sta producendo un aspetto estremamente positivo di rendere possibile dei progetti che prima erano impossibili. Questo è quello che io penso. Poi è successo l'imprevista delle elezioni tedesche che sta ritardando tutto, no? E quindi questo mio ottimismo c'è un minimo di incertezza, però secondo me il governo tedesco verrà e, ripeto, se Macron fa sul serio, noi faremo un enorme passo in avanti della politica estera, che trascina anche, poi trascina anche la politica economica, rende molto più facile tutti gli altri aspetti. La finestra non starà aperta per molto tempo, perché poi anche l'America ricomincerà a cambiare, ma in questo momento l'idea che a Davos questi se ne vadano via per non incontrarsi con il presidente americano è impressionante. Schiaffo. Scusa Romano, intervengo su questo discorso, mi sembra interessantissimo, ma un'Europa che si difende da sola, fa a meno dell'America, quanto costa? Per l'esperienza che tu hai, che io non ho. Non ho detto fa a meno, ho detto si presenta in modo bilanciato. Certamente costa. Nei primi anni non costa niente perché la nostra capacità di difesa aumenta solo col coordinamento, non c'è neanche bisogno di spendere. E poi nel lungo periodo costa molto, certamente. Però voglio dire. Ma ti sembra che l'Europa possa essere autonoma un certo negli anni con un certo tempo? Oh, ragazzi, ma dico, noi abbiamo un prodotto nazionale lordo che è più grande di quello americano. L'America ha il 18%, 17-18% del prodotto lordo mondiale e fa il 47% delle spese militari mondiali. Quindi si può cambiare dal punto di vista economico. Questi sono i conti della serva. Sono cose, e voglio dire, mica voglio che ci dissanguiamo sulle spese militari, però una minimo di politica estera significa avere un minimo di capacità di intervento sulle cose vicine, insomma, no? Le missioni che abbiamo fatto, le missioni di pace, sono ben costose, però sono, secondo me, bisogna avere i mezzi e la struttura per poter fare queste. E io, nonostante sia per mia natura non certamente un militarista, e ho molto appoggiato la missione in Niger, perché viene con lo spostamento dall'Iraq e dall'Afghanistan, che sono uno scenario lontano da noi, a uno scenario che più interessa l'Italia. Perché è da lì che viene l'immigrazione, perché il terrorismo che viene da noi verrà da lì. Io non vedo l'Europa come potenza mondiale, ma come una minima capacità di un intervento regionale, in cui l'Africa è evidentemente parte di questa regione. Io lo ritengo assolutamente necessario. Ecco. Professor Balduzzi. Torniamo all'Africa nera. Due mesi fa ero a Dakar perché ci avevano invitato, i unici non francofoni, alla riunione dei consigli superiori della magistratura di area francofona. Mi aspettavo di trovare molta Francia a Dakar, poi Senghor, insomma tutta una storia. Ho trovato molta Cina, a partire dalla vettura che la presidenza aveva, le alle vetture che la presidenza
del Senegal aveva messo a disposizione delle delegazioni straniere, a partire dai palazzi. Ho trovato la Corea del Nord tramite Cina, che sono stati tecnici e maestranze coreane che hanno costruito quel grande monumento alla rinascita africana che sta orrendo. Orrendo, incredibile, sta sopra a Dakar, Dakar ha 2 milioni di abitanti, la grande Dakar, una cosa orrenda. L'unico paese non africano menzionato è la Corea del Nord. Chiedo al mio accompagnatore perché la Corea del Nord, e perché l'hanno fatto loro tramite la Cina. Mi sono chiesto, ma come mai la Francia non riesce a capire che da sola non ce la fa più neanche lei, che quindi perché ci sia più Francia ci deve essere più Europa. Ma questo vuol dire perché ci sia più Italia, più Germania, più Francia ci deve essere più Europa. Allora ti giro la domanda di Beppe Rinaldi in un altro modo. Come possiamo aiutare noi a livello culturale e civile? Lasciamo stare il discorso strettamente, diciamo, politico-partitico, che poi è evidentemente decisivo, ma com'è possibile che a partire da, diciamo, da incontri come il nostro, no? Com'è possibile aiutare a comprendere che perché ci sia più Italia? Perché noi vogliamo, da un certo punto di vista, ognuno di noi vuole un po' prima l'Italia, ma perché ci sia prima l'Italia prima l'Europa, ci vuole più Europa, e probabilmente ci vuole un atteggiamento diverso anche nei confronti di tutti gli altri. Finisco per dire che davvero mi sembra molto importante quello che abbiamo ascoltato questa sera sull'Africa. Il punto forse più stupefacente di quella dichiarazione del 9 maggio del 50 la dichiarazione Schuman, era che lo sviluppo dell'Europa passa attraverso lo sviluppo del continente africano, e io credo che di lì bisogna ripartire, e tu questa sera ci hai dato, credo, ti hai fatto un regalo, ecco, perché ci hai aiutato a capire che è proprio di lì che bisogna ripartire. Grazie. Ma vedi cosa può fare l'Italia? Noi siamo un paese media potenza regionale, lo si definisce in termini tecnici. Però non è che non esistiamo. Oi, dico, siamo 60 milioni di abitanti e con tutti i problemi che abbiamo, come ho detto prima, non abbiamo neanche una grande impresa. Il Mezzogiorno, con un'economia che va da Firenze in su, abbiamo una produzione industriale maggiore di quella francese. Quindi non è che si è da buttare via. Allora, se si comincia un dialogo in cui il quadro internazionale ti spinge verso l'unità, quindi non come mi sembra esserci oggi, è una presenza italiana di arbitraggio, di aiuto insieme con la spagnola, che è molto importante, di riequilibrio verso il sud per una maggiore coesione, può essere anche decisiva, mentre evidentemente prima c'era una specie di dualismo nord-sud con un dominio tedesco e di tutto quello, in cui questo inserimento era più complicato. Oggi è un poco più facile. Probabilmente bisogna avere una politica estera, bisogna avere, come dicevo, continuità, bisogna avere intelligenza e rapporti. Come dicevo prima, io non ho fatto a caso l'esempio del Libano. Bisogna però muoversi con rapporti internazionali, con conoscenze, con prendere sul telefono con confidenza, parlare le lingue straniere, fare tutte queste cose che si devono fare in politica estera, insomma, no? Questo è, ripeto, in tante situazioni possiamo essere determinanti, no? Cioè, a me ha colpito ad esempio enormemente che nella decisione sull'autorità del farmaco la Spagna abbia votato contro l'Italia e per l'Olanda. Mi ha colpito moltissimo, perché vuol dire che non abbiamo lavorato per questa naturale comunanza di interessi. Però la Spagna, è chiaro che
in questi anni è sempre stata, ha sempre avuto come unico faro la Germania, quando si è votato su una cosa molto importante, ha seguito l'indicazione tedesca e ha votato per l'Olanda e non per l'Italia, ecco. Ma questo non toglie, come dicevo, che noi contiamo per un 14-15% dell'Europa di oggi, che non è mica poco, insomma. È una cosa piuttosto notevole, ecco. Bene. C'è una prenotazione, Maria Grazia Caldirola. Ultima domanda. Grazie. Professore, uno slogan di qualche anno fa, molto bello, diceva che l'Africa cammina con i piedi delle sue donne. Le politiche che mirano a, appunto, che puntano, diciamo, su questa parte importante della popolazione, tipo il microcredito o il tentativo di allargare la scolarizzazione delle bambine e mille altre iniziative di questo tipo, sono importanti o sono, diciamo, una goccia nel mare che non riesce a spostare una situazione che sta diventando drammatica? Ma a parte che nella mia esperienza le posso anche dire che quasi tutto il mondo cammina sui piedi delle donne, eh? Pensate alle Filippine, pensate a una cosa impressionante, l'Ucraina, tutto questo. Ripeto, io mi accorgo veramente il peso che in questo grande mondo porta le donne. Riguardo alle iniziative che diceva lei, certamente servono, sono estremamente utili, sono importanti, creano anche un minimo di nuova imprenditorialità, insomma. Io ho visto che le iniziative economiche, quelle piccole di successo italiane, sono state quando hanno cominciato ad insegnare, ad allevare. Ci sono alcune zone limitate in cui questo ha prodotto veramente una imprenditorialità, però le dico sinceramente che provvedano a qualche limitato necessità, ecco, cioè non sono belle, importanti, utili, ma la dimensione del problema è enorme. Cioè, voglio dire, l'investimento che ci vuole nelle scuole, nelle strade, negli ospedali è una dimensione assolutamente massiccia. Quindi tutto quello, le belle cose che lei ha elencato sono complementari, ma hanno bisogno di interventi più robusti e massicci. Detto questo, sono estremamente positive, soprattutto dal punto di vista educativo, come è stato in Bangladesh, come è stato in alcune altre zone. Però con il gran successo che ha avuto in Bangladesh, il microcredito in Bangladesh resta un paese estremamente povero. Ecco, questo è quello che dobbiamo dirci con la massima sincerità. Grazie e buon appetito. Grazie molto al professor Prodi e grazie a tutti coloro che sono intervenuti anche nelle altre sale che non hanno potuto intervenire. Arrivederci. Grazie a voi. Come está? Bene.